Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Mi scuso per l'illuminazione, ma sono ancora a casa dei miei e la luce, la stanza, insomma, è quello che è. Tra l'altro fuori è sempre tempo brutto, quindi non posso neanche sfruttare un po' la luce del sole. Comunque, in questo video volevo farvi vedere alcuni acquisti che ho fatto al DM e Tigotà, insomma, gli acquisti che ho fatto ultimamente non sono tanti, vado veloce intanto con gli acquisti del DM. Allora, sono passata ieri che siamo tornati in zona arancione velocissima perché mi serviva in realtà una cosa che poi farò vedere e ovviamente poi ho preso anche altro. Ho preso questo set con tre calzini. In realtà ne ho preso uno per me e uno per mia sorella. Questo qua che è mio è più sul rosa, invece quello di mia sorella, praticamente i disegni che sono sul rosa sono rossi e sono appunto tre calzini. Abbiamo questi qua con il pinguino, questi qua con il pupazzetto di neve e questi qua con l'orsetto polare. Erano molto carini, non costavano neanche tanto, tre paia di calzini e quindi ho voluto prenderli sia per me che per mia sorella. Questi sono 36-41, li ho provati, mi stanno, io il 41, 40-41 e mi stanno. Poi ho acquistato questo burro cacao della linea Magic Wonderland, questo qua, che ancora non ho provato. Avevo preso il bagnoschiuma che però adesso ho lasciato a casa mia, ma comunque penso che a breve tornerò a casa mia. Comunque questo. Poi ho preso per mia sorella la mousse di Alverde 3 in 1 per pelli normali e miste. Lei sta utilizzando la crema viso di questa linea, le sta piacendo. Io al tempo provai la crema viso e questa mousse, mi piacquero tutte e due, quindi ho voluto prenderla in modo che possa utilizzarla insieme alla crema. E questa qua appunto ha una schiuma e sa di mela verde, molto molto buona. Poi, vabbè, ero andata per acquistare questo, il Cura lavatrice di sole, perché devo farla alla lavatrice di mamma. Poi ho preso la ricarica di Lisoform, sapone liquido protezione mani fresh, questa qua. Poi, queste qua in realtà non le ho prese a questo giro, le avevo già acquistate, le ho portate qua da mamma perché non sapevo se a Natale fossimo ancora in lockdown, non meno, quindi ho detto vabbè, io li porto. Però l'ho presa al DM e sono carinissimi. Ho acquistato questi tovagliolini, questi qua con la polpetta e questi qua invece con l'ognomino. Ce ne sono tantissimi, sono molto carini, costano poco. Penso siano 12 tovagliolini e niente, per Natale li ho presi. Anche se tanto come tutti a Natale saremo solamente noi, non sarà il pranzo, la cena con i parenti, però magari l'apparecchiatura natalizia. Sì. Poi, Altigota, questo qua è per mia sorella, il contorno occhi di Melvita, questo, che tra l'altro ha un pack bellissimo, è piccolino e ha la pallina in ferro. Non so ancora com'è, perché lei non l'ha ancora aperto, perché sta finendo un altro contorno occhi, quindi non vi so dire niente. Poi questi patch contorno occhi in hydrogel Skin Session, questi qua, a lei piacciono quelli di Garnier, quelli arancioni, effettivamente temporaneamente li minimizzano molto le occhiaie. Questi qua mi ha detto che hanno un buon profumo, ma non mi ha detto altro. Poi torniamo al DM, ho preso queste qua delle lamette Wilkinson normalissime. E anche lo Scottex, questo qua che ha i funghi, le pigne, insomma, molto autunnale. Ed infine, questa però me l'ha presa mia mamma, penso al Penny, non lo so, è questo set Acti Mask, composto da 6 maschere viso. E abbiamo una maschera al veleno d'ape, una maschera antiossidante allo zenzero. Poi abbiamo i patch contorno occhi effetto filler, i patch contorno occhi anti-age. Poi abbiamo due maschere peel-off, una nera al carbone vegetale e l'altra al tè matcha. Allora, le maschere sono queste qua, queste sono quelle per gli occhi. Queste invece sono quelle per il viso. E poi c'è questa qua peel-off, l'altra nera l'ho già utilizzata per il naso e devo dire che ha tolto tutti i pori dilatati.
Il giorno dopo ce li avevo nuovamente, come al solito, però mi è piaciuto perché magari se abbiamo un'occasione in cui vogliamo essere al meglio, quello là è perfetto perché appunto tutti i pori dilatati li rimuove e quindi per me quel prodotto è promosso. Benissimo, quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto di Em, Sigosà, eccetera. Fatemi sapere se voi avete provato qualcosa di questi prodotti. Vi ricordo che nel mio Instagram, il link lo trovate giù nell'info box, sto aprendo giorno per giorno il calendario dell'avvento di Trendy Tap. Vi lascio tra le schede e nell'info box i video dello spacchettamento del calendario dell'avvento di Balea e di Alverde. Questo che è stato un regalo di mamma per Natale, lo devo purtroppo aprire giorno per giorno e quindi ogni giorno vi faccio vedere appunto che cosa c'è nelle caselline. Inoltre sto spacchettando giorno per giorno il calendario dell'avvento che mi ha costruito, mi ha creato la mia amica Giulia e altro calendario dell'avvento che vedete aperto giorno per giorno nel mio Instagram è questo qua di Nightmare Before Christmas di Funko Pop, dove appunto ci sono tutti i mini Funko Pop di Nightmare Before Christmas. Questo qua non è mio, è di mia sorella, ma è uguale, cioè, lo apro lo stesso insieme a lei su Instagram, anche se è suo, vedete, ha tutti questi piccoli personaggi. E quindi niente, se vi fa piacere potete andare a vedere quel video, poi credo che alla fine di tutto vi girerò un video anche qua su YouTube con appunto tutti i prodotti che ho trovato all'interno di questo calendario e magari cercherò di realizzarci un look. Benissimo, ora ho finito veramente. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!